Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, allora la registrazione è partita. Buonasera a tutti e a tutte. E vi ringrazio come sempre per la puntualità, per partecipare sempre ai nostri webinar, che sono, come sapete, questi appuntamenti mensili che abbiamo di confronto e di scambio tra appunto voi docenti per quelle che sono le attività che fate in aula con i vostri studenti e studentesse nel riportare le informazioni che noi vi diamo e soprattutto nel guidare i vostri team nel svolgere il percorso di a scuola di Open Coesione. Oggi cominciamo la lezione 3, superiamo la metà di questo percorso e cominciamo subito vedendo dall'indice che vorremmo iniziare, come avevamo fatto nel precedente webinar, lasciando a voi la parola e quindi raccogliendo i vostri feedback sulle attività fatte durante la lezione 2, appunto la lezione analizzare, che vi ricordo aveva come output l'articolo di data journalism e la realizzazione di almeno una infografica, poi a scelta vostra se statica o dinamica. Se va bene per tutti, io darei subito la parola alla professoressa Temperini di Genova, proprio perché, come ci ha già avvisato, poi un impegno la porta ad allontanarsi per qualche minuto. Quindi, professoressa Temperini, se vuole cominciare lei raccontandoci un po' com'è andata, segnalandoci quale criticità e difficoltà avete incontrato, ma anche un po' qual è stata la reazione degli studenti e come si sono confrontati con queste attività. Sì, allora i ragazzi, come vi avevo detto, erano entusiasti del progetto e all'inizio non sono stata chiara io, oppure non hanno capito loro, comunque avevano scelto un altro argomento che era uno scolmatoio che c'è del Bisagno qui in zona e comunque non c'è stato nessun problema. Poi ha spiegato loro che ci uniformiamo, che siamo arrivati dopo, quindi ci uniformiamo alla scelta di tutti e abbiamo modificato. Abbiamo poi avuto invece nemmeno un intoppo, ma un cambiamento, nel senso che prima voleva partecipare tutta la classe, perché non sono molti, sono 20 ragazzi. Poi si sono resi conto alcuni che avevano troppo da fare, c'erano troppi impegni, così, e alla fine sono diventati una squadra di 6. Infatti adesso nella presentazione, la foto non lo so, forse è da aggiustare, però sono i 6. C'è stata una sorta di selezione naturale, per cui questi ragazzi sono piuttosto in gamba e non so, avrete visto, probabilmente vorrebbero scriverlo in inglese, se non era un problema, volevano fare questa cosa così, tra virgolette, internazionale, cioè quindi lo fanno prima o poi in italiano e poi lo fanno anche in inglese, se non è un problema. Questo non l'ho chiesto, ma Allora, sì, immagino no, noi di no. abbiamo visto che c'è la parte relativa, adesso possiamo anche fare un piccolo giro così li vediamo assieme. Tra l'altro ne approfitto anche per dirvi che grazie insomma, al lavoro che avete fatto e la pubblicazione dei primi output, adesso le ricerche dei vostri team sono tutte, scusate. Allora, no, questo è Pellegrini. Sono tutte reperibili anche attraverso la mappa georeferenziata di ASOC. Questi sono appunto il team di Genova e sì, in Sì. effetti. Allora, guardi, io ho visto che ancora manca il video di presentazione, quindi se i sei che ci sono, guarda, possono fare anche una Sì. cosa molto veloce col cellulare, poi la Va foto bene. la potete lasciare. Per quanto Va bene. riguarda l'output in inglese, io magari il consiglio, visto che in realtà siamo all'interno di una sperimentazione Sì. Italia-Francia, potrebbero mettere entrambe le lingue, quindi mettere sia l'italiano che Va l'inglese, bene, certo. Certo. se non è troppo, perché poi in realtà ho visto che sull'articolo di data journalism quello è stato scritto in italiano, Sì, quindi no, perché è ma va anche bene, complesso, ogni diciamo. Sforzo è sempre molto apprezzato, poi sappiamo che insomma scrivere in una lingua che non è la propria non è mai facile, però magari se riusciamo a uniformare e così è più, insomma, è un po' più lineare tutta la presentazione. Poi
Ho visto anche che mancano una delle due infografiche, non so se ci stanno Sì. lavorando adesso. Sì, no, non l'hanno ancora, no, perché noi siamo un po' indietro, eravamo già Sì. indietro, poi in più avendo avuto il disguido di aver scelto un'altra cosa, siamo ancora un po' indietro. Sono consapevoli che devono farlo, Va però bene, devono per ancora elaborare un attimo i dati, elaborarli ulteriormente, diciamo, perché io che sono la loro guida, ve lo dico proprio com'è, ho una formazione umanistica e non scientifica, quindi in queste parti qua non riesco molto ad aiutarli. Certo, E quindi sono noi siamo sempre a disposizione. Stamattina abbiamo anche incontrato la classe di Lucca, quindi assolutamente lei può anche dare l'indirizzo mio e del collega Gianmarco direttamente al team e ci possono scrivere loro. Possiamo anche incontrarci quando loro fanno l'attività in aula e proviamo magari a lavorare Va bene, insieme, a capire magari. grazie. Esatto, facciamo un Sì. Grazie, meet, siamo assolutamente a disposizione. te lo dico allora, sì. È utile perché stanno facendo tutto, voglio dire, questa parte qua, per esempio, i grafici, così stanno facendo tutto da soli, onestamente. Oddio, si è collegato. Aspetti, c'è un fischio fortissimo. Ho disattivato, Ok, credo che fosse. Sì. sì, penso che ci fosse un microfono che faceva Ah, sì. contatto. Ok, grazie. Scusate. D'accordo, d'accordo, professoressa. Allora restiamo così. Assolutamente, se i vostri, insomma, se il team ha bisogno di supporto per la realizzazione dell'infografica. Che ci Grazie. contatti pure e fissiamo magari appunto una mezz'ora di meet insieme e vediamo insieme Può come darsi anche fare. di no, perché era avviato il lavoro, però grazie, lo D'accordo. dico e se Assolutamente, come sempre da parte noi, da parte nostra c'è la più totale disponibilità. Nel frattempo leggevo che la collega Susanna di Regione Toscana ci invita a preferire il francese e non l'inglese, proprio perché siamo all'interno di una sperimentazione Italia-Francia Marittimo. E vi ricordo che, Susanna, correggimi se sbaglio, il programma Interreg è un programma bilingue italiano e francese. Quindi, Sì, giusto? sono le lingue ufficiali del programma, sono l'italiano e il francese. Poi se si può usare anche l'inglese va benissimo, però diciamo che tutto il materiale poi dal prossimo anno, perché noi siamo fiduciosi, sarà sicuramente in italiano e francese il Sì, materiale di certo. base. Quindi niente toglie a usare anche l'inglese, però ecco, inviterei a considerare questa opzione, che il prossimo anno si parlerà in francese e italiano. Sì, e poi magari l'anno prossimo, essendo appunto questo progetto pilota, una sperimentazione, mi immagino che un po' i lavori dei vostri team verranno anche visti da nuovi team italiani e speriamo appunto sicuramente anche francesi e quindi sarebbe sicuramente utile. Insomma, professoressa, veda lei, però se volete tenere l'inglese, cerchiamo di metterci anche l'italiano accanto, così almeno teniamo una delle due lingue del programma. Ok. Sì, va bene. Poi, se lei non ha altro da aggiungere, non so, tra Sardegna e tra Sassari e Lucca, chi vuole prendere la parola? Ok, buonasera a tutti. Io sono per Lucca, noi Sì. siamo un pochino indietro perché abbiamo incontrato delle difficoltà, i ragazzi hanno incontrato delle difficoltà, anzi, colgo l'occasione per ringraziare Gianmarco che si è reso, e Nora, vi do del tu, Certo, assolutamente. si sono resi disponibili a dare una mano d'aiuto a questi ragazzi perché il problema iniziale è stato le informazioni, reperire le informazioni. Poi Gianmarco ha fornito loro una serie di informazioni che in realtà erano molto estese. Infatti i ragazzi sono andati un po' nel panico nel poter riuscire a
a gestirle, a capire cosa che era quello che serviva veramente in una mole enorme di informazioni. Infatti stamattina c'è stato un meet, vi hanno chiesto un meet per poter capire meglio. E così loro hanno fatto, seguendo il vostro consiglio, una richiesta alla referente per la regione toscana, di avere un incontro con una serie di domande che le prepareranno insomma, per preparare questo articolo. Siamo un pochino indietro, però penso che i ragazzi adesso abbiano imboccato la strada giusta. Hanno pure completato, forse mancava qualche cosa del primo step, insomma, che avevano fatto per la verità, tranne il video che hanno fatto stamattina, un pochino così, per non trovarsi indietro, insomma. No, ma hanno Però fatto benissimo. poi alla fine credo che nel giro di qualche giorno riusciremo a completare questo lavoro, ecco. Soprattutto se ci darà una mano la referente della Regione Toscana, ecco, sulle cose che vorrebbero, insomma, per stringere un po' quella mole di informazioni che è contenuta nei link che gli avete inoltrato, insomma. Link Certo. molto consistenti, si trattava di diverse cose di 500 e oltre pagine, insomma, che anche noi docenti avevamo fatica a ridurle oppure a sintetizzarle. I ragazzi si sono visti un poco così, però alla fine credo che abbiamo imboccato la strada giusta. Nel giro di qualche giorno credo che consegneranno questa, compatibilmente con gli impegni della referente della regione toscana a cui hanno chiesto questo incontro, ecco, per mettere a punto questa cosa. Sì, tra l'altro, professore, scusi se la interrompo, volevo avvisare Susanna che noi abbiamo dato il contatto della dottoressa Bellofiore. Non Sì, so, allora. se ci sono stati dei cambiamenti, se... No, aspetta che non ti sento, scusa. Sì, scusa, no, no, è esattamente, Bellofiore è la nostra PO, la nuova PO che si occupa appunto, che è il nuovo referente territoriale della Regione Toscana, quindi va benissimo. E io Sarebbe lavoro con preferibile, lei. infatti, ho detto ai ragazzi di scrivere che la disponibilità della referente cioè, è opportuno che la dia di mattina durante l'orario scolastico, perché poi di pomeriggio questi ragazzi, chi è di loro impegni, chi magari essendo un professionale, qualcuno di loro lavora pure, e quindi c'è difficoltà Perfetto. a organizzarsi. Quindi Posso fare una domanda? aspettiamo. Nel Professor frattempo Lenzi. loro stanno preparando una scaletta di domande da rivolgere in Meet alla Bellofiore per avere un'idea di tutto questo progetto, dei benefici, tutto quello che Benissimo. comporterà e ha comportato fino adesso, insomma. Posso fare Speriamo una che nel giro di domanda? qualche giorno riusciamo a concluderlo. Sì, Posso le fare una do. domanda al professore, se posso, al professor Patrizio. Certo. Quante ore dedicate in media a settimana? Questa è una nota dolente, perché le spiego, non è che dedichiamo, i nostri ragazzi, come le dicevo prima, siccome sono di un professionale, molti di loro hanno già qualche attività lavorativa, sono impegnati Sì, in altre certo. attività al di fuori del. Quindi cerchiamo di coinvolgerli maggiormente nell'orario scolastico, perché dando loro degli input da fare a casa, il lavoro diventa complicatissimo, Ma perché chiedevo chi per può quello, chiedevo. partecipare, Sì, ma chiedevo per chi concentrato. no. Poi aggiunga a questo che hanno altri compiti da fare anche per le altre materie, per il programma, per i programmi, per le altre attività che fanno, e quindi diventa problematico. Io ci sto dedicando diverse ore, così come credo pure i colleghi in classe, la professoressa Provenzano, il professor Tommasini, ci stiamo Grazie. togliendo un po' a quello che è l'attività curriculare. Sì, ma ho chiesto per quello, perché infatti, siccome anch'io, anche per me il tempo è un po' tiranno, Sì, volevo purtroppo confrontare. questa cosa del tempo è la
purtroppo non è dipesa da noi, nel senso che noi eravamo pronti a partire a novembre e sicuramente Questa è la problematica noi maggiore, questa insomma. cosa l'abbiamo ben chiara, ci è stata restituita anche dai vostri paralleli della sperimentazione Italia-Croazia, quindi dai docenti delle scuole che stanno facendo il monitoraggio sul programma Interreg Italia-Croazia. È chiaro che partire a febbraio, da parte nostra abbiamo dovuto tagliare delle cose che insomma sicuramente è stato un peccato perché ci sono dei video, delle pillole, dei materiali che abbiamo deciso di non condividere, di non darvi e di non restituire agli studenti perché chiaramente era veramente troppo, ma pur avendo eliminato delle cose, pur avendo ridotto i materiali, gli output da consegnare, effettivamente da febbraio, insomma, questi 4 mesi, intervallati poi anche dalle festività, da insomma, varie complicanze che ci sono state anche all'inizio, quando ancora le scuole un po' chiudevano, ci rendiamo conto, insomma, ed è sicuramente il primo dato che restituiremo anche noi del fatto che partire così insomma, ci vuole più tempo, questo sicuramente. Però io mi sento di dirvi che comunque state facendo un ottimo lavoro oggi anche col professore, il team della Toscana, abbiamo visto comunque delle studentesse molto, molto già competenti e consapevoli di dove si trovavano, ci hanno fatto delle domande molto precise e anche nel vedere gli output caricati abbiamo visto che dietro c'è un ottimo lavoro, quindi penso di poterlo dire anche a nome di Gianmarco, sicuramente da parte nostra c'è un grande grazie che vi sfacciamo, insomma, a tutti voi docenti e anche, insomma, riportate le vostre team per il lavoro che state facendo perché ci rendiamo conto che appunto questa ristrettezza di tempi ha reso tutto un po' più difficile. Io passerei la parola alla professoressa. Un'ultima cosa Sì, volevo dire, soltanto un fatto certo. tecnico. Io ho visto che l'altro incontro è programmato per inizio maggio, o sbaglio? Sì, 4, poi riprendiamo il 5. calendario, ma è vero. L'unica cosa che volevo dire, molto probabilmente coinciderà con i prescrutini che noi abbiamo per le quinte. Sono i Ah. giorni che faremo gli scrutini, proprio quelli dal 3 in poi, quindi non vorrei che ci fosse qualche problema, magari posticiparlo pure di una settimana se si può, considerando di non andare oltre, perché come vi Perché hanno poi detto voi i ragazzi chiudete, stamattina, no? loro vanno in stage, fine Loro hanno. maggio, quindi non verranno più a scuola, ma andranno a fare il corso professionale nelle aziende e quindi non ci saranno, non avranno più tempo Certo, per... quindi io mi sentirei di dirle, magari poi possiamo fare una mail Poi anche per magari più in là raccogliere le vediamo. disponibilità, magari di anticiparlo invece. Però consideri che c'è pure il periodo pasquale, adesso le vacanze di No, no, Pasqua. sì, di anticiparlo cioè se voi cominciate, sto guardando il calendario, se voi cominciate il 3 maggio, di anticipare solo il webinar, non la scadenza delle consegne. Vabbè, poi vediamo magari con una mail. Se no, esatto, se no comunque ci sarà la registrazione, troviamo il modo, insomma, appunto la fortuna di essere solo 3 classi fa sì che abbiamo una libertà e una flessibilità di agenda, per cui chiaramente veniamo assolutamente incontro a quelle che sono le vostre esigenze e capiamo che il prescrutinio, insomma, come dire, ubi maior, non, assolutamente non ci mettiamo. Quindi risentiamoci in caso lo spostiamo, però quello che mi sento di dirle proprio in vista di questo stage che fanno i suoi studenti, di non posticiparlo, al massimo di trovare un buco in quella settimana, che può essere anche il lunedì, oppure di portarlo alla settimana prima, in finale di aprile, senza chiaramente però spostare la consegna degli output, perché non togliamo No, vabbè. settimane al lavoro. Questo poi ci aggiorniamo via mail assolutamente. Va bene. D'accordo. E voliamo in Sardegna allora. Eccomi. Professoressa, apro nel frattempo. Esatto. Ah, una cosa, Eccomi. poi vi manderemo anzi, magari le mandiamo direttamente al team. Ci siamo accorti che mentre la scuola di Genova ha cambiato il nome e ha inserito il nome del proprio team, purtroppo Lucca e
Sassari questa cosa non l'hanno fatta. Ci sono i loghi, ci sono tutte le informazioni. Questa è proprio una sezione da compilare, ma magari vi mandiamo noi una slide con inserite delle frecce in cui gli studenti vedono di preciso dove lo devono scrivere. Perfetto, io ho visto che voi avete pubblicato tutto ieri. Sì, allora, hanno pubblicato, ma no, hanno avuto nella consegna un piccolo problema, diciamo, a parte che, vabbè, voglio ripartire da zero, diciamo che all'inizio erano spaesati, eccetera, per il primo report, diciamo, per la lezione 1, ovviamente erano un po' spaesati, un po' confusi, disorientati, eccetera, e però poi alla fine sono riusciti. In questa seconda parte, sono andati più spediti, più tranquilli, anche in maniera più autonoma. Ovviamente, vabbè, diciamo che alcuni lavorano più di altri, come succede ovviamente in tutte le classi, e quindi hanno provveduto a fare tutto, però hanno avuto un problema perché loro ovviamente hanno prodotto l'articolo su Word e quindi hanno messo delle figure con delle didascalie. Quando hanno fatto il salvataggio, diciamo, notte e tempo oltretutto, perché l'hanno consegnato stanotte, quindi io non sono potuta intervenire in nessun modo a quel punto, si sono accorti, insomma, che le immagini dell'articolo non comparivano. Quindi in fretta e furia hanno fatto il Canva con l'infografica dinamica delle 8 immagini. Che sono relative all'articolo. Quindi compaiono nell'infografica dinamica le immagini che mancano nell'articolo. E poi invece l'altro l'avevamo fatto ovviamente insieme in classe, eccetera, eccetera, e ritoccato poi l'anno a posteriori. Perché ovviamente io non avevo mai usato Canva e abbiamo fatto l'esperimento, diciamo, abbiamo fatto degli esperimenti in classe. Provando, diciamo, con dei grafici, diciamo, a caso, e poi, una volta che abbiamo capito come funzionava, hanno prodotto questo. E questi sono i grafici che invece sarebbero dovuti essere all'interno dell'articolo. Però diciamo che hanno cercato di ovviare all'inconveniente in questo modo. Comunque, l'articolo l'hanno fatto. Complimenti, come dire, complimenti agli studenti per l'arte di arrangiarsi, come si suol dire, perché Eh sì, perché effettivamente, volevano essere puntuali questa volta. no, veramente, veramente bravi. E effettivamente l'articolo di data journalism non può contenere delle immagini. Quindi sì. Quello che io me ne sono accorta stamattina e ho visto che ci sono dentro l'articolo delle didascalie che fanno Riferimento riferimento a delle alla. immagini che poi non si vedono. Però ecco, ad esempio questa qui, non so Esatto. se E assolutamente. avevano fatto una sorta di confronto tra i dati, diciamo, trovati, esistenti, eccetera, e comparandoli, diciamo, col sondaggio che hanno fatto su Google Moduli e che hanno, dove si sono confrontati, diciamo, con i loro compagni, insomma, quelli che hanno risposto di alcune classi, della nostra scuola stessa. E quindi hanno fatto una sorta di confronto, diciamo, Sì, tra sì. la Esatto, realtà, diciamo, in grande e la nostra piccola comunità, diciamo. tra l'altro questa cosa del sondaggio, devo dire, ecco, questi sono i grafici, no, emersi Questi dal sono quelli sito del sondaggio di Google di Moduli. Google, abbiamo visto, e anche questo è stato molto. Spero si siano divertiti a Si farlo, sono io devo dire. divertiti perché ovviamente loro hanno sempre, tra virgolette, subito i moduli come verifiche quando eravamo in DAD, eccetera. Quindi l'idea di poterlo creare loro era, come dire, stimolante perché non l'avevano mai fatto un modulo di Google. Quindi, come dire, Perfetto. sono Allora, divertiti. guardi, se vuole noi possiamo fare così, perché loro adesso non possono modificare nuovamente, però io dopo posso riaprire l'articolo e loro possono, anziché mettere tutte le didascalie, possono indicare alla fine questa cosa, ovvero che nell'output dell'infografica dinamica c'è. Ci sono i Canva dove sono reperibili le immagini, così per fare va già tutto benissimo, hanno fatto veramente un lavorone e quindi non è da parte nostra assolutamente una correzione, però per
per rendere ancora insomma, più bello e soprattutto più leggibile, perché noi l'abbiamo capito che c'era questo collegamento, un po' perché ormai sono anni che lavoriamo in ASOC, e un po' perché vedendo che appunto l'infografica dinamica era una sequenza di immagini e grafici, poi abbiamo capito che erano quelle che loro andavano lì. Però magari se lei è d'accordo, tanto insomma ci mettono pochi minuti a farlo. Sì, poi vabbè, tanto quando dobbiamo fare, quando abbiamo, come dire, quando eravamo abbastanza vicini alla scadenza, abbiamo lavorato, praticamente stavo dedicando tutte le mie ore settimanali a questo progetto e ho accantonato l'inglese per un po', quindi stavo alternando un po' di programma e valutazione, poi solo open coesione, poi di nuovo programma e eccetera, quindi è D'accordo, comunque così. guardi, questa è proprio una cosa, lo dico perché mi immagino magari dopo tutto il lavoro che hanno fatto, anche il piacere magari di condividerlo con le altre classi della scuola, a casa con le famiglie, e queste figure 1, queste didascalie di figure che poi però non si vedono, possono essere per un occhio esterno, appunto mi immagino un genitore o un compagno di scuola poco chiari. Quindi io ve lo riapro dopo il nostro webinar e basta veramente che gli studenti fanno alla fine una frase in cui dicono le figure sono reperibili e possono anche mettere il link al Canva direttamente. Intanto siamo in continuo contatto anche con gli studenti per questa cosa, quindi li avviso Bene, ma subito. E poi quindi. niente, a parte la ricerca dei dati, insomma, che hanno trovato tutto su internet, eccetera, abbiamo contattato appunto quelle figure istituzionali che ci serviranno, credo, per la parte 3. Hanno già preparato le domande e già venerdì una di queste persone contattate, come dire, risponderà alle nostre domande. E Beh, ottimo, poi. siete addirittura siete in avanti come. Non lo so, ci siamo, come dire, organizzati questa volta, Bene. ci siamo organizzati. Bene, mi fa piacere e soprattutto mi fa piacere sapere che i ragazzi si sono divertiti. Vedo anche la foto dell'ASOC Wall che immagino stiano costruendo passo passo. Adesso cambieranno cartellone per i prossimi due step. Per i due passaggi cambiano colore di cartellone. E già. Perfetto. Poi aspettiamo la foto finale con tutti i cartelloni che comunque l'ultimo elaborato lo vedremo il mese prossimo, sarà un po' raccontare tutto il percorso e anche la parte più descrittiva, ma questo lo vediamo come insomma, no, non facciamo anticipazioni. Se non ci sono, se i professori hanno, non ci sono altre cose da aggiungere da parte vostra, io a questo punto vi ringrazio come sempre per i vostri preziosi feedback, per i contenuti che ci state restituendo, perché vi ricordo che appunto questo progetto pilota serve a noi di ASOC, ma soprattutto serve anche sia alla Commissione europea che ai programmi Interreg per capire come portare avanti dei programmi, dei percorsi di monitoraggio civico con i giovani delle scuole verso i progetti di cooperazione trasfrontaliera europea, che quindi è un po' la nostra novità. ASOC per 8 anni ha lavorato sì con le scuole superiori, ma all'interno di progetti delle politiche di coesione, non siamo mai entrati così nello specifico dei programmi di Interreg, anche se in passato è successo che dei team hanno fatto dei monitoraggi di progetti appunto di Interreg, però questa sperimentazione è proprio dedicata a questi programmi. Quindi tutto quello che voi ci restituite, anche la difficoltà del reperire informazioni, questa cosa per noi è preziosa perché chiaramente non essendoci tutti i programmi Interreg, tutti i progetti dei programmi Interreg caricati sulla piattaforma di Open Coesione, che è appunto il nostro portale su cui noi lavoriamo, questa cosa chiaramente è un dato che noi segnaleremo, quindi l'importanza di rendere il più accessibile possibile, il più trasparente possibile tutta la mole di informazioni relativi ai progetti Interreg. Andiamo avanti ed entriamo quindi nella lezione numero 3, che è la lezione in cui
entriamo proprio nel vivo del monitoraggio civico. Vedrete appunto che tutto il lavoro fatto finora vi servirà assolutamente per creare questo report di monitoraggio in cui gli studenti effettivamente diventeranno dei, come li chiamiamo noi, dei monitoners, cioè persone che escono dalla, in questo caso dalla scuola e scendono sul campo per compiere il monitoraggio civico. Adesso, chiaramente, con la ristrettezza di tempi, con la particolarità che tutti troviamo, non, la visita sul campo non è assolutamente obbligatoria. È solitamente la parte più bella, è anche la parte in cui gli studenti e le studentesse si divertono di più, ma lasciamo a voi docenti valutare come appunto svolgere questo monitoraggio. Un'intervista online a un esperto, a un referente, la raccolta di materiali, anche di foto che possono essere scaricate da internet va assolutamente bene. Come sempre, il passaggio ormai lo conosciamo, facciamo il webinar, questo appunto che stiamo svolgendo adesso, le vostre attività in aula, in cui seguendo i materiali che noi vi diamo, voi restituite, guidate i ragazzi nelle attività che devono fare e poi l'avanzamento, ovvero caricare gli output prodotti sul blog del team, come è stato fatto appunto per le prime due lezioni. Questo è il calendario, la lezione di oggi 6 aprile con la scadenza al 3 di maggio. Per quanto riguarda il webinar del 4 maggio, come ci siamo detti, ci riaggiorniamo allora via mail quando avete anche voi le date dei prescrutini. Assolutamente siamo noi che adeguiamo la nostra agenda a voi, per fortuna. Insomma, quando sono sull'ASOC nazionale, avendo 200 scuole che partecipano, non possiamo, come dire, seguire le agende dei singoli istituti, ma questa sperimentazione con numeri così piccoli ci permette di farlo. Quindi aspettiamo da voi notizie. Quando avrete fissato i vostri calendari degli scrutini, ci avvisate e troviamo il momento migliore in cui mi sento di dire almeno un docente per scuola possa partecipare. Quindi, professor Pastore, se non riuscite magari a partecipare, voi siete un gruppo di 4 o 3 docenti, insomma, se non riuscite ad essere presenti tutte e tre, diciamo che va bene che ce ne sia uno, insomma, ai fini dell'attività. Per quanto riguarda la lezione 3, vediamo appunto quelli che sono i materiali da produrre, ma prima di tutto i materiali da cui partiamo, che sono appunto gli output prodotti in queste prime due lezioni, il progetto, la scelta che sì, in effetti è stata un po' guidata anche da noi e dalle colleghe del programma Interreg, però la costruzione del dossier di ricerca e l'analisi dei dati, il reperire appunto le informazioni necessarie, individuare quelle persone che possono aiutare il team nella ricerca dei dati da analizzare, delle informazioni necessarie e verificare appunto anche a che punto si trova il progetto. Adesso vediamo come entrare nel vivo di questo monitoraggio civico. Prima vediamo un attimo le slide, ma poi se siete d'accordo anche con il collega Gianmarco facciamo una visita, una, scusate, una, stavo dicendo una visita guidata, facciamo un accesso al sito e vediamo un po' dove si trovano tutti i materiali e le cose da fare. Per questa lezione gli output da produrre sono due, uno è il report di monitoraggio e durante le fasi appunto di costruzione di questo report di monitoraggio noi vi chiediamo, come sempre a facoltà vostra, però se solitamente i report di monitoraggio sono anche accompagnati da un video breve, poi vi daremo delle indicazioni che però ricostruisce un po' le attività fatte, quindi ad esempio se fate una visita, se incontrate qualche esperto, se raccogliete dei materiali,
Basta veramente uno smartphone, ormai ce li hanno quasi tutti, anche, insomma, anche nei licei, negli istituti superiori, per produrre un breve video. Questi sono gli step soliti della lezione, quindi qui leggete visita di monitoraggio, ma appunto l'attività si può svolgere fuori, ma si può anche fare un monitoraggio online, ormai gli strumenti digitali ce lo consentono e vediamo anche insieme quali strumenti utilizzare per fare appunto questo monitoraggio. I materiali della lezione 3 sono sempre disponibili nella vostra sezione dedicata di ASOC Interact. Facciamo, dovrebbe essere qui, troviamo il link. Ok, Gianmarco, se mi dai un filo, qualcuno, se riuscite a vedere il mio schermo, credo di sì, perché io lo vedo Sì. riflesso. Perfetto, allora questa è la lezione 3. Come sempre c'è una prima introduzione in cui sono condivisi gli obiettivi di questa lezione e quindi, come li vediamo, raccogliere le informazioni direttamente sul territorio, intervistare i protagonisti dei progetti, produrre immagini, materiali e qualsiasi materiali video o di altro tipo, insomma, che possono tornare utili, e poi scrivere il report di monitoraggio. Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, nel solito box trovate la deadline che abbiamo visto prima, il 3 maggio, la scaletta e gli homework da seguire appunto per condurre le attività con gli studenti. Il vademecum di supporto al monitoraggio civico è un file che troverete linkato in vari documenti. Lo scorriamo un attimo insieme perché è un documento estremamente utile che abbiamo costruito a seguito appunto della chiusura della pandemia, ma cioè della chiusura delle scuole che c'è stata durante l'emergenza sanitaria con il resto del team ASOC e in cui potete trovare. Appunto, l'abbiamo chiamata una cassetta degli attrezzi digitali. Potete trovare molti riferimenti a software ad accesso gratuito, almeno nella parte base, che possono essere usati dal team per produrre appunto un video di monitoraggio civico o comunque produrre degli elaborati multimediali. Come abbiamo visto col Canva. Come abbiamo visto con Canva, all'inizio uno non li ha mai visti prima e quindi forse possono un po' essere, all'inizio possono spaventare, ma poi mettendoci la mano, soprattutto gli studenti e le studentesse che sono un po' dei nativi digitali, con questi tool, con questi software riescono a creare veramente delle cose molto belle. E per ogni software vedrete spesso linkati dei team. Questi sono tutti dei file, dei link a dei blog di team che hanno lavorato con noi negli anni precedenti. Vedrete dei materiali già prodotti che possono anche essere di spunto per il vostro team. Quindi, questa è una piccola guida, ma veramente è molto utile per voi e anche per i ragazzi, anche per capire un po' cosa si può fare e come lo si può fare, no? Vedere chi ha lavorato prima di noi è sempre un ottimo spunto. E la trovate, ve lo segnalo di nuovo, la trovate nel box qui a destra sotto la scaletta e gli homework. La scaletta ripercorre i quattro step. Questa volta ne trovate quattro, ma vedrete che vediamo insieme come quelli fondamentali sono i primi due. Nel primo, appunto, trovate un breve video di 5 minuti in cui viene spiegato come organizzare questa esplorazione di monitoraggio. L'esplorazione di monitoraggio che ha anche a corredo una guida che può servire qualora riusciate a fare una visita sul campo per appunto uscire con i ragazzi e dividersi un po' anche qui i ruoli. È molto basilare,
però è molto utile per organizzarsi, quindi organizzare un orario, definire un percorso, dividersi i compiti, dividersi anche chi fa eventuali foto, chi fa i video e cosa assolutamente bisogna avere. Anche qui questo vademecum che trovate linkato è quello che abbiamo visto prima. Eccoci, e poi sempre sotto la consultazione delle slide che sono altro non sono che le slide che vedete nel video appunto dell'esplorazione di monitoraggio. Lo step 2 è uno step in cui trovate il tutorial che vi guida passo passo per la costruzione del report. E non so Gianmarco se vogliamo passare adesso a Moniton o se vogliamo finire, dimmi un po' tu come No, secondo te passiamo metti. adesso, così andiamo per gradi e seguiamo il percorso. Se condivido lo schermo, così Sì, entriamo nel perfetto. dettaglio Ok, allora un attimo solo di pazienza. Ok, dovreste vedere adesso il mio schermo in condivisione. Allora, come Nora accennava, quindi come vedete gli step sono quelli che stava raffigurando Nora. Questa lezione, la lezione 3, ha come nome esplorare, significa appunto che nel percorso del progetto Scuola di Open Inclusione è arrivato il momento di realizzare il famoso report di monitoraggio civico che costituirà fondamentalmente l'output principale. Per questo step, per questa lezione numero 3, è fondamentalmente questo è l'output richiesto. Non so, si tratterà di compilare un report di monitoraggio civico inserendo tutte le informazioni che saranno richieste, adesso vi faccio vedere come, in quale piattaforma, per descrivere appunto lo stato di avanzamento del progetto che state monitorando. Se avrete la possibilità di farlo, l'ideale sarebbe recarsi su alcuni luoghi fisicamente appunto del progetto che state monitorando. Chiaramente, avendo a che fare con un progetto di tipo transfrontaliero, voi vi rendete conto che comunque l'estensione territoriale dell'intervento che state monitorando è ben più ampia di quello che è un po' il percorso ASOC tradizionale, no? Che fa individuare alle classi un progetto vicino casa, diciamo così, nel proprio territorio. Questo non significa che però l'esplorazione di monitoraggio civico non possa essere condotta a distanza. Ed è quello di cui stava parlando Nora prima, grazie appunto a strumenti vademecum informativi che noi mettiamo a disposizione. Per esempio, nel report di monitoraggio civico sarà importante fare delle interviste a chi? Ai partner di progetto, ai responsabili che gestiscono il progetto. Voi sapete che insomma, sono diversi partner, diversi soggetti istituzionali e non, che compongono un po' la compagine di partenariato dell'intervento che state monitorando. Quindi sono cose che si possono fare anche a distanza, organizzandosi anche attraverso, seguendo appunto le indicazioni che sono fornite proprio nelle pagine di lezione che sta spiegando Nora, che si trovano appunto, lo rivediamo insieme, appunto qui, nella sezione TC Interreg, lezione 3 Esplorare, questi sono gli step, appunto, come dicevamo, e lo step 2 consiste proprio nel descrivere, vi spiega per filo e per segno, in maniera molto semplice, come fare a compilare un report di monitoraggio civico che andrà pubblicato su che cosa? Su Moniton. Moniton è la piattaforma di monitoraggio civico indipendente, trovate, ecco qui, la sto facendo vedere adesso sulla schermo, che sta per Monitoring Marathon, maratona di monitoraggio, che è stata creata quasi contemporaneamente all'iniziativa Open Coesione, circa 9-10 anni fa, con l'obiettivo appunto di affiancare il percorso di trasparenza amministrativa che aveva inaugurato Open Coesione, quindi a scuola di Open Coesione, attraverso una piattaforma di monitoraggio civico aperta a tutti. In realtà Moniton è una piattaforma a cui tutti possono contribuire, cittadini, giornalisti, ricercatori, docenti, studenti, e appunto è strettamente collegata con un filo rosso al progetto Scuola di Open Coesione fin dalla sua nascita. Quindi è parte integrante appunto del percorso di scuola di Open Coesione. Tant'è che circa l'80%
dei report di monitoraggio civico che sono pubblicati, si trovano visibili sulla piattaforma Monitor, provengono proprio dalle scuole che negli anni, in questi 9 anni, hanno preso parte al progetto A Scuola di Open Coesione. Monitor è quindi una piattaforma, qui nel sito trovate tutta una serie di informazioni, ma trovate fondamentalmente la mappa dove vedete sono 910 circa i progetti monitorati ad oggi. Se andiamo a vedere la mappa, vediamo anche in cosa consiste anche l'output che voi dovrete proporre, che voi ragazzi dovranno realizzare entro la scadenza appunto della prima settimana di maggio. Naturalmente sono catalogati come progetti appena iniziati, che procedono bene, bloccati, conclusi, eccetera, con vari giudizi, diciamo così. Adesso estendiamo un attimo. Appunto, vediamo un attimo alcuni esempi di progetti di monitoraggio civico realizzati. Questo, per esempio, è un progetto realizzato tra l'altro da una scuola che ha partecipato anni fa al progetto Scuola di Open Coesione sulla riqualificazione di uno stadio dell'Aquila. E questa è la forma che poi avrà l'output che voi andrete a compilare. Quindi inserendo nei campi appunto la descrizione, lo stato di avanzamento, le informazioni, i punti di forza, i punti di debolezza, l'indagine, come avete fatto a raccogliere appunto le informazioni, quali sono i soggetti che avete intervistato e, cosa importante, anche un video, almeno un video di monitoraggio civico che andrà appunto a essere parte integrante del report di monitoraggio civico. Tornando appunto allo step 2, qui trovate, appunto, nella lezione appunto di cui stiamo parlando, trovate un tutorial video dove il presidente dell'associazione Moniton, che ha una vera e propria redazione deputata proprio alla revisione, alla pubblicazione dei report di monitoraggio, quindi Luigi Reggi spiega come si fa a compilare un report di monitoraggio civico, come si fa proprio a crearlo, quindi compilare i campi, quindi registrarsi alla piattaforma Monitor, e davvero sono passaggi veramente molto semplici, e come inviare il report di monitoraggio civico. Una volta inviato dovrà essere validato e poi pubblicato dalla redazione di Monitor, e qui trovate anche delle slide di supporto, che appunto sempre come tutorial che vi spiegano appunto come fare a pubblicare il report di monitoraggio civico sulla piattaforma Monitor, a partire dalla registrazione in piattaforma, davvero passaggi veramente molto semplici, e la compilazione attraverso questa serie di campi. È molto, molto tutta un'operazione guidata. Quindi andranno inserite in questi campi le informazioni che vengono richieste, ovviamente. E seguite appunto passo passo queste slide e compilerete alla perfezione il vostro report di monitoraggio civico. Questo è il cuore, diciamo così, della lezione numero 3. È l'elemento fondante di questo passo, diciamo, di questo step didattico del progetto Scuola di Open Coesione. La piattaforma Monitor, vedrete, è molto utile. Funziona molto bene anche dal punto di vista tecnologico ed è, come dire, è anche molto rilevante, molto importante dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché racchiude in un unico spazio tutta una serie di informazioni che diventano patrimonio collettivo poi delle comunità per monitorare appunto come vengono spesi i soldi pubblici, che poi è uno dei fini ultimi del nostro percorso sperimentale. La piattaforma Monitor, tra l'altro, negli anni si è evoluta, è anche in lingua inglese e non solo, è stata impostata anche per altre lingue, quindi anche per il croato. Sapete che stiamo conducendo la stessa sperimentazione anche con l'Interreg Italia-Croazia, tant'è che appunto le scuole croate possono pubblicare in croato i loro report, e anche in altre lingue, spagnolo, catalano, insomma, greco, insomma, per dare la possibilità appunto di pubblicare ad altri soggetti appunto di altri paesi i propri report di monitoraggio civico. Questo è quanto, diciamo, riguardante appunto l'output principale, a cui si aggiunge, come dicevo, anche un video che vi chiediamo di realizzare, un breve video che può essere, se andate in loco, un video in cui riprendete appunto il luogo, l'intervento che state monitorando, facendo le interviste, o anche a distanza, appunto, creando dei momenti di dialogo tra i partner, i progettisti, i funzionari pubblici,
chi conosce al meglio questo progetto, chi lo sta gestendo e chi ha le informazioni necessarie appunto per proseguire nel vostro lavoro di ricerca di monitoraggio civico. Qui trovate, come diceva Nora, degli esempi. Lo step 3, quindi la pillola 3 della lezione 3, riguarda appunto veramente, diciamo, una pillola così. Che contestualizza un po' il lavoro dei monitoners, cioè di chi fa questo lavoro del monitoraggio civico, per far vedere appunto la valenza di questo strumento. E visto che parliamo anche di video, abbiamo inserito qui una videopillola del regista Vincenzo Ardito, che è un videomaker che collabora da tempo col progetto Scuola di Open Coesione, in cui dà consigli in maniera molto simpatica, insomma, leggera, per come realizzare un video nel migliore dei modi. Queste informazioni sulla realizzazione del video torneranno utili eventualmente anche per la lezione prossima, la lezione 4, che è la lezione che conclude il percorso didattico, in cui si chiederà agli studenti di realizzare un elaborato creativo finale. Per elaborato creativo finale, ma questo ripeto fa parte della prossima lezione, lo anticipiamo soltanto qui, per elaborato creativo finale si intende appunto uno dei qualsiasi di format creativi che gli studenti potranno scegliere, può essere un'infografica, un giornale scolastico, un fumetto, un podcast e anche un video, siccome la maggioranza delle scuole che partecipano al progetto Scuola di Open Coesione, alla fine vediamo nella nostra esperienza che scelgono sempre lo strumento del video per raccontare, insomma, in finale il lavoro svolto in maniera anche creativa. Qui questi consigli appunto del videomaker potranno tornare utili anche per questa fase, per la fase finale. Questo è quanto, cedo ancora la parola a Nora per proseguire. Naturalmente, anche per quanto riguarda la compilazione del report di monitoraggio civico, quando andrete appunto a svolgere questa attività, se ci sono naturalmente problemi o difficoltà di sorta, scriveteci sempre, noi siamo sempre al vostro fianco per risolvere ogni tipo di dubbio e di criticità. Prego, Nora, a te. Perfetto, grazie. Tolgo la Sì. condivisione Sì, un così attimo. io riprendo direttamente dalle slide. Perfetto, ricominciamo appunto da dopo aver visto scusate che provo a metterle figura intera. Si Bene. vede tutto, sì? Perfetto. Vediamo un po' quali sono appunto adesso le attività che dovrete fare, no? Come ogni volta dopo aver fatto questo webinar insieme, ci sono i contenuti che abbiamo visto adesso, con me e Gianmarco pronti nella lezione 3. Guardateli come sempre, prendetevi il tempo che vi serve e il consiglio che mi sento di darvi. Guardatevi anche con gli studenti, soprattutto il video in cui sono riportate le testimonianze degli altri monitoners, perché è molto interessante e soprattutto fa capire bene quanto non stiamo facendo dei compiti, no? Quanto il monitoraggio civico, appunto, come esperienza di cittadinanza attiva sia un esercizio, appunto, questo esercizio di cittadinanza attiva sia molto anche utile, ma anche gratificante poi per gli studenti. Quindi con quel video vedrete delle testimonianze di anche ragazzi di altre scuole che hanno partecipato ad ASOC negli anni passati e vedrete appunto, penso che sia molto utile vederlo, farlo vedere ai vostri studenti. Questo so che qualcuno l'ha già fatto, ce lo siamo detto prima, chi ha già preso degli appuntamenti, chi ha mandato una mail chiedendo un incontro
con i referenti territoriali o con gli esperti. Qua ci sono un po' di consigli che trovate anche sulla lezione, appunto per arrivare preparati. Quindi verificare, preparare delle domande da fare, preparare una lista di domande o no, quello che chiamiamo il canovaccio delle interviste o altri materiali. Come ad esempio la scuola della Sardegna lo ha già fatto con il questionario che hanno rivolto agli altri colleghi, insomma, agli altri studenti della scuola. Per raccogliere video e foto sul campo, qualora riusciate a farlo, ma anche durante l'intervista, no? Fate qualche ripresa, fate qualche foto, se siete online, fate degli screenshot, fate anche delle foto o dei brevi video degli studenti che al computer si confrontano con questi esperti. E mi raccomando, una cosa importante, non è mai successo che qualcuno, insomma, facesse delle rimostranze, però visto che poi ripubblichiamo online questi materiali, è sempre importante avere l'autorizzazione e quindi la liberatoria firmata. Trovate, sono le stesse liberatorie che vi abbiamo chiesto di far firmare gli studenti appunto per la divulgazione delle loro immagini durante la lezione 1, le trovate anche nella pagina dedicata di lezione 3. Quindi è importante, le terrete sempre voi, però è importante che se intervistate qualcuno, se fate delle riprese in cui compaiono altre persone, che è importante che ci sia questa autorizzazione. Qui, come sempre, c'è il momento degli homework in cui è importante condividere con gli studenti l'avanzamento del lavoro, perché anche su un confronto tra i diversi gruppi e la realizzazione di questo report di monitoraggio che, come abbiamo visto, richiede l'utilizzo di della piattaforma Moniton, per la quale vi rinnovo, appunto, come ha fatto anche Gianmarco, la nostra disponibilità a qualsiasi difficoltà possiate incontrare. Anche Luigi Reggi, che è appunto il presidente, è in stretto contatto con noi, quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi difficoltà incontriate, non esitate. Come avete visto, anche oggi ci siamo collegati con Luca, siamo veramente sempre a disposizione. Come sempre, ci sono i tre passaggi della lezione: studiare, organizzare e descrivere. Li scorro velocemente perché ne abbiamo parlato abbondantemente. Studiare le quattro pillole che trovate, soprattutto le prime due. Ripeto, la terza sono delle testimonianze, mentre la quarta sono dei consigli utili per la realizzazione di un video efficace che, oltre che per questa lezione o per il percorso di a scuola di Open Coesione, sono veramente dei consigli utili per fare anche altre attività a scuola, ma anche extrascolastiche. Quindi sono anche delle cose che speriamo che sia voi docenti sia poi gli studenti in futuro possano ritrovarsi nella loro, appunto, nel loro bagaglio di competenze da poter investire in altre attività. Dopo aver studiato, c'è la parte dell'organizzazione, nella quale, appunto, vi ricordiamo, tenete vicino il vademecum, perché nel vademecum ci sono un sacco di informazioni utili, sia il vademecum per organizzare la visita di monitoraggio, ma anche il vademecum con gli strumenti e con tutta una serie di spunti e di prodotti già realizzati in passato dai team ASOC, dove potete appunto prendere un po' di ispirazione. La visita di monitoraggio, ripetiamo, se si fa sul campo, chiaramente è la cosa più bella anche per voi, anche per gli studenti, ma se non si riesce, va benissimo anche fare appunto delle interviste e delle ricerche on desk, quindi da remoto col computer, dei materiali che poi vi servono appunto per costruire il vostro report di monitoraggio. Qui è il link al vademecum di supporto, lo trovate appunto linkato un po' ovunque perché è veramente molto utile. E poi la parte finale, quella relativa alla descrizione e quindi a compilare online il report di monitoraggio. Forse
Non so Gianmarco, come una volta compilato il report, se non sbaglio, sulla piattaforma Moniton, poi bisognerà linkarlo sull'output che andremo a costruire Sì, noi. esattamente così, c'è scritto comunque tutto anche nelle slide. È importante sapere che quando viene inviato il report Moniton, la pubblicazione non è immediata, come dicevamo prima, perché la redazione di Moniton deve validare il report e il monitoraggio che saranno da voi inviati sulla piattaforma Moniton. Quindi non vi preoccupate se passerà qualche giorno, insomma un po' di tempo, ma poi una volta pubblicato diventerà parte integrante appunto del vostro report 3. Perfetto. E al momento non sono ancora visibili, lo saranno a partire dai prossimi giorni. Trovate sempre sul vostro blog, sotto i report di lezione 1 e 2, trovate anche il report di lezione 3 che appunto andrà compilato con il report di monitoraggio di Moniton e l'eventuale e il video che appunto speriamo riuscirete tutti a fare. Per questa lezione 3 da parte nostra è tutto. Ci sono come sempre in fondo le slide relative alla comunicazione, sia con i link al nostro sito, i riferimenti ai nostri canali social, come appunto Facebook, dove abbiamo sia la pagina sia la community. Se non l'avete già ancora fatto, l'invito è sempre quello di iscrivervi alla community di ASOC che potete sia raggiungere con questo link, ma anche collegandovi a Facebook e scrivendo ASOC Community nella barra della ricerca, perché vedrete che soprattutto in queste settimane in cui gli studenti dei team dell'ASOC Nazionale stanno concludendo la lezione 4, ci sono molti post dei team che pubblicano le loro foto, che fanno vedere le loro attività di monitoraggio, che mettono link i loro output. Quindi sempre l'invito di andare a vedere cosa fanno gli altri è sempre, insomma, ve lo rinnoviamo sempre. Twitter, Instagram e Telegram. E poi, come sempre, in fondo trovate le nostre mail. Ripetiamo, siamo perennemente a disposizione anche se vi capita di contattare degli esperti, di mandare delle mail, potete anche metterci in copia. Mettendoci in copia, chiaramente noi riusciamo un po' a seguire il flusso delle vostre attività. Oggi, ad esempio, i ragazzi di Lucca l'hanno fatto, abbiamo visto appunto la mail che hanno mandato alla dottoressa Bellofiore, referente territoriale della Regione Toscana, e così vi seguiamo anche un po' da remoto, no? Noi chiaramente non ci permettiamo di intervenire in quelle che sono le attività che voi scegliete di fare, però se ci informate siamo sempre aggiornati. Poi se ci volete appunto invitare, se vogliamo organizzare dei meet, se vogliamo organizzare dei momenti di confronto direttamente tra noi e gli studenti, siamo, ripeto, sempre a disposizione. Rinnovo, però in realtà il prossimo appuntamento sarebbe il 4 maggio, ma rimaniamo a disposizione dei vostri impegni legati agli scrutini, quindi magari ci sentiamo dopo la Pasqua via mail, se voi avete già delle date, cerchiamo di capire se mantenere questo appuntamento o se fissarne un altro. E lascerei a voi se ci sono appunto delle domande, delle perplessità rispetto a questa lezione 3, fermo restando che chiaramente se non le avete sul momento potete sempre usare questi canali poi per porgercele. Io vi ringrazio perché vi saluto perché devo andare via e ovviamente come referente territoriale insieme alla mia collega che oggi non c'è, Margherita Mare Brunenghi, per Regione Liguria, ma anche eventualmente per altre regioni, rimaniamo a completa disposizione e ci rivediamo il 4 di maggio. Grazie mille, buona giornata a Perfetto, tutti. Arrivederci grazie Giulia. a Arrivederci a tutti. tutti. Arrivederci. Arrivederci. Bene, allora non credo che ci siano altre domande. Susanna, non so se volevi. No, no, dicevo solo che ora mi metto in contatto con Patrizia Bellofiore, sento se è arrivata la mail. Non so se
Volete mandarla anche a me per conoscenza? L'hanno inviata gli studenti. Stamattina l'hanno stata inviata, guarda, se vuoi te la inoltro io direttamente, perché Va noi siamo in bene, coppia, te così. la inoltro per conoscenza, Susanna, così. Perfetto. Sì. Così, solo per capire che tipo di sollecitazione hanno inviato. Hanno chiesto No, di perché ancora mandarle. dentro le domande non ci sono, se le... Hanno chiesto di andare incontro, sì. Le stanno preparando, le prepareranno in vista anche del secondo incontro di cui No, perché l'unico prepareranno una problema è... scaletta di cose da sapere e di chiaramente da farsi, la preghiera è quella in orario scolastico, se può Sì, dirlo, è perché il equivalente al pomeriggio nostro orario di diventerebbe. lavoro. È equivalente al nostro orario di lavoro. Eccetto gli studenti che mandano le mail in mezzo alla notte, noi ancora No, perché poi di vogliono pomeriggio giorni. sarebbe un problema per organizzarli tutti insieme, mentre in classe sono lì, in gruppo, il team, sono tutti lì e ognuno di loro può, con magari il supporto di noi docenti, seguirli un attimino, insomma. Perfetto, no, no, è solo che Patrizia appunto è un mese che sta svolgendo questo ruolo, magari c'è da preparare anche lei oltre agli studenti, in questo senso. No, va bene, ma poi magari se lei al momento non può, rispetto alle domande dei ragazzi, poi in secondo momento gli può dare qualche altra informazione via mail o dargli del materiale, non so, questo Certo. poi vedremo. Insomma, l'importante è dare corpo a Sì, no. questo lavoro, insomma. Va bene, senza problemi. Volentieri, anzi. Va bene. Va bene. Va bene, grazie. Allora io interrompo la registrazione così.